Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Non è una questione politica quella sulla quale noi oggi ci troviamo a parlare, a discutere. Voglio però anche dire ai lettori, ai fruitori di mass media, perché insomma ci troviamo ora di fronte a quello che sarà il futuro del giornalismo, ovvero il giornalismo via web, che la libertà di stampa non muore solo a Roma, nei palazzi romani, per mano di qualche politico che caldeggia qualche provvedimento limitativo nei nostri confronti e anche nei vostri confronti, quindi muore ogni giorno anche nei palazzi di giustizia, da quelli centrali, Bologna, Roma, fino a quelli, tra virgolette, più periferici, Ravenna. Ad esempio, la maggior parte dei casi che passano in un tribunale si esauriscono in camera di consiglio, perché si esauriscono per patteggiamento o per rito abbreviato, il che significa, cari signori, cari lettori, cari fruitori di web o di televisione, che né noi né voi ne sapremo mai nulla. Che dire poi di quei giudici, è capitato anche a Ravenna, che negano ai giornalisti le motivazioni di sentenze depositate. Ma, ed è chiaro questo, la giustizia è amministrata in nome del popolo. Il popolo come può venire a conoscenza di un provvedimento, di un atto della giustizia, di un atto del magistrato, della polizia giudiziaria, se non è un giornalista che lo trasmette? Ora, è chiaro che in corso d'opera, e alludo qui alle indagini preliminari, le cose possono cambiare, però a quel punto starà il giornalista informare i lettori del cambiamento delle cose. Esempio diretto: se una persona viene arrestata, significa che in quel momento lo Stato sta esercitando su quella persona un potere molto forte, che è quello di limitare la sua libertà. Io voglio capire perché, qual è la presunta pericolosità che ha indotto lo Stato, attraverso la sua polizia giudiziaria, i magistrati, eccetera, a prendere quel provvedimento? Lo voglio sapere ora, qui, subito, come? Attraverso i giornalisti. Se quella persona verrà scarcerata, bene, il secondo giorno i giornalisti scriveranno: in fase di convalida dell'arresto, il giudice ha ritenuto che non esistessero gli elementi per confermare l'arresto. Ok, bene, questo signore che il primo giorno è passato con nome e cognome arresto, il secondo giorno passerà con nome e cognome, non c'era il presupposto per realizzare l'arresto. Va bene, ok, però io lo voglio sapere in che modo è stato amministrato questo arresto. Molto importante, quindi, il diritto di cronaca, soprattutto il diritto di cronaca giudiziaria. Però ai giornalisti deve essere lasciata la possibilità di poterlo esercitare sia a Roma, attraverso, insomma, leggi che non vadano a intaccare la nostra libertà di movimento all'interno dei palazzi di giustizia, tra le carte, ma anche nei palazzi di giustizia, che non ci siano giudici che applichino o non applichino il nostro diritto di cronaca. I giornalisti sanno come applicare il proprio diritto di cronaca. Se poi sbagliano, esistono le sedi opportune. La partita che si sta giocando in questi giorni nel dibattito politico nazionale è estremamente delicata e complessa. È delicata perché contrappone due libertà che sono un po' il pilastro di ogni città, ogni società civile e democratica, che sono il diritto alla privacy e il diritto alla cronaca, che poi non è altro che il diritto dei cittadini ad essere informati puntualmente e tempestivamente di tutto quello che succede nel loro paese. È chiaro che è molto forte e va assolutamente protetto anche il diritto alla privacy, che è quel diritto che salvaguarda i cittadini e fa sì che delle frasi, delle parole, delle
cose che vengono dette in dei contesti assolutamente privati, come quelli che sono le conversazioni al telefono, vengono in qualche modo protetti e non dati in pasto alla pubblica opinione, con modalità spesso discutibili. Quindi io come giornalista mi sento di dire che anche la nostra categoria su questo tema deve fare una autocritica rigorosa e deve avere grande senso di responsabilità. Allo stesso tempo, però, come giornalista, ma anche come cittadino, perché questo non è un problema che tocca solo i giornalisti e gli editori, ma tocca l'intero paese, che ha tutto l'interesse ad essere costantemente e in maniera molto approfondita informato di quello che succede, e rivendico il diritto di noi giornalisti ad avere accesso a informazioni assolutamente importanti, con modalità ovviamente più rigorose di quelle che si sono attuate fino ad oggi, però penso che questa legge che è stata approvata al Senato e che potrà diventare definitiva, possa avere delle ricadute molto pesanti sul livello di informazione e quindi anche di democrazia del nostro paese. Beh, io credo che questa legge sia un esempio unico, perché è riuscita a mettere d'accordo editori e giornalisti, che come si sa, quando si parla di sciopero sono spesso contrapposti. In questo caso c'è stata una protesta univoca sia da parte dei giornalisti e degli editori e una voglia di unirci in una giornata di blackout. Poi materialmente non so in quali maniere questa protesta si concretizzerà, però di certo credo che la risposta del mondo dell'informazione sarà forte, sarà compatta. Sicuramente si tratta di un provvedimento intimidatorio, nei confronti della libertà di stampa e soprattutto è una legge o comunque un disegno, che ha degli aspetti di incostituzionalità oltre che di immoralità, tant'è che mi pare che le reazioni forti siano sia da parte del mondo della magistratura, sia da parte delle forze dell'ordine, polizia e sindacati di polizia, perché al di là, diciamo, degli aspetti legati alla privacy, che francamente non mi pare c'entrino molto con il problema, ma sono soltanto un espediente, uno strumento per arrivare ad altro. In questi mesi abbiamo assistito a tutta una serie di indagini attraverso intercettazioni che hanno minato fortemente l'immagine dei poteri, non stesso di alcuni componenti di governo e di molti, diciamo, che collaborano, hanno attività, imprenditori, e quindi mi pare esplicito quale sia l'intendimento di questo provvedimento, che è soltanto per difendere, diciamo, i poteri dalle indagini e dal danno d'immagine che ne è venuto. Quindi credo che i giornalisti debbano ribellarsi a questo provvedimento. Noi lo faremo. La Federazione Nazionale della Stampa ci ha inviato questo logo che probabilmente troverà spazio su tutti i giornali di domani, anche quelli, diciamo, più vicini al governo, proprio perché è diffusa ed è opinione comune che questa legge bavaglio sia un provvedimento gravissimo nei confronti della libertà di informazione e quindi in senso lato anche nei confronti della tenuta dei principi democratici.